commentare un attimo questo momento decisivo della stagione, così importante. Ti sei fatto trovare pronto con l'infortunio di Ocoli, non avevi avuto molta continuità nell'essere utilizzato, però adesso nel momento in cui conta di più, sei riuscito ad interpretare bene le partite, insomma, l'assenza di Ocoli. Sì, sono contento, dai, quindi insomma, cioè, ci alleniamo tutti i giorni, tutto l'anno per essere pronti e durante l'anno ho trovato poca continuità, però adesso mi sono fatto trovare pronto e spero di poter andare così le ultime gare. E proprio su questo tema il mister ha sempre insistito di voler mettere tutti allo stesso piano, nel senso c'è qualcuno che gioca di più, però voleva sempre coinvolgere tutti, e questo tu hai un esempio, nel senso Ocoli infortunato, tu entri ma sei pronto. È quello Sì. che ha sempre chiesto il mister, chi entra deve essere Sì, pronto. comunque sia io che Mera, che diciamo siamo quelli che abbiamo giocato un po' meno, però ci siamo sempre fatti trovare pronti, ci alleniamo, comunque la rosa è competitiva e forte e quindi il mister sa che qualsiasi pedina scelga troverà il giocatore pronto. Sì, Luca, io ti faccio una domanda sui tifosi, visto che stamattina è stato annunciato che sabato venderete allo stadio a porte aperte. Come è stato invece sabato scorso quando sono venuti i tifosi insomma a incitarvi? Ha anche funzionato, perché Sì, poi ci ha caricato, sono comunque cose che anche noi diciamo ci gasano e ci fanno dare quel qualcosa in più. Ovviamente se si ripeterà e soprattutto allo stadio speriamo che ci diano la carica giusta per andare a Crotone a vincere. ecco, a proposito del Crotone, che tipo di partita e di avversario ti aspetti? Loro, dalla classifica, sembrerebbe insomma che abbiano poche possibilità ancora e probabilmente, anzi, sarà così, se le giocheranno tutte contro di voi. Sì, però comunque sono una squadra forte e sono lì perché ogni campionato è a sé, però giocheranno in casa e si giocheranno la vita, penso probabilmente, perché loro perdendo sono retrocessi matematicamente, quindi sarà una partita comunque molto combattuta e molto tesa. In questo rush finale delle tre partite, a parte Crotone, qual è la squadra che ti vende maggiormente? Ma guardiamo partita per partita, comunque noi sappiamo che andiamo sempre in campo per i 3 punti e quindi partiamo da Crotone, vediamo come va Crotone e speriamo di vincere e poi affronteremo l'Ascoli. Sì, invece per quanto riguarda il campionato in generale, qual è la squadra o anche solo l'avversario che ti ha impressionato di più? Magari poi in classifica la posizione non è la migliore, però come prestazione ti è rimasta impressa, ecco. Beh, la squadra avversaria che mi ha impressionato di più è stato il Pisa incanto da loro perché nonostante noi non abbiamo fatto una grande prova, loro l'avevano preparata bene e comunque mi hanno stupito. Io invece ti domando, ecco, come lo state vivendo all'interno dello Curatorio questo momento, primi con 3 giornate da giocare, cioè è più la tensione, più la voglia di giocare, oppure magari la pressione che si sente, come lo vivete? Ma lo viviamo sempre allo stesso modo, comunque siamo un gruppo giovane, ovviamente un po' di tensione c'è, però la maggior parte siamo sereni, abbiamo molta voglia di giocare e di dimostrare quello che valiamo. Guardando le prime sei, un dato un po' strano è che la Cremonese è quella che ha subito più gol. Però vabbè, siete tutti lì. E quel dato qui comunque non dà problemi a una squadra che rimane comunque in vetta. Sì, diciamo che comunque anche con il nostro modo di giocare alto quest'anno abbiamo preso forse un po' troppi gol, però l'importante è essere lassù e diciamo che se continuiamo a prendere gol, però vinciamo le partite, va bene così. Ecco, a proposito di gol, quest'anno di gol dai centrali non ce ne sono ancora stati, l'avevamo detto anche a Bianchetti. Ho visto che tu al posto di provare di testa ogni tanto col piede magari ci provi, mi pare con Alessandria che avessi tirato da Sì. fuori. È un fondamentale che provate in allenamento o se arriva bene, se non arriva a meno?
No, comunque il pallone attivo lo troviamo sempre, che non siano arrivati gol. Speriamo ci capitino in queste ultime tre. Poi no, il tiro con Alessandria, avevo la palla lì fuori area, ci ho provato, uscita di poco, peccato.